Ciao a tutti ragazzi, questo è il mio primo tutorial su Visual Basic. Quindi ci sarà scritto ogni tutorial, Visual Basic, Visual Basic Tutorial numero 1. Allora, in questo tutorial vi farò vedere come fare un generatore, un generatore random, detto anche generatore di numeri casuali. Sono codici molto facili. Iniziamo aprendo Visual Studio, diceva Visual Basic, fare un nuovo progetto. Diamo applicazione Windows Form e nome quello che vogliamo. In questo caso gli do prova. Voi potete dare anche un nome, che ne so, random. Diamolo ok. Mi caricherà la progettazione. Oggi vi insegnerò come mettere una textbox e un label collegati a due bottoni che faranno come da generatori. Innanzitutto dobbiamo creare un label, cliccando label e disegnandolo a sinistra. Poi a destra facciamo un textbox con la riga regolatevi, ecco, e poi facciamo due bottoni, uno sotto al label e uno sotto al textbox, che sarà al button 1 random 1, al button 2 random 2, ecco. Al label 1 gli dobbiamo cancellare il testo. E gli dobbiamo dare un testo che vogliamo, in questo caso gli possiamo dare un nome già esistente come label 1. Al textbox, clicchiamo sul textbox, gli diamo nelle proprietà read only true, in modo che non possiamo scrivere. Insomma, quando facciamo il debug, l'effetto che avremo sarà una finestra che, vabbè, poi voi mi mettete anche le impostazioni per ingrandire, non fare e altro, però più o meno questo sarà il debug, cioè il progetto finito. Poi voi gli potete mettere un nome e un coso, però quando faremo random 1 qui uscirà un numero, quando faremo random 2 qui uscirà un numero che non potremo né cancellare né scriverci, perché con read only appunto gli abbiamo detto che non possiamo scrivere in questo textbox. Allora clicchiamo su random 1, diamo doppio clic. Nel doppio clic dobbiamo creare una variabile random, quindi fare dim una variabile, questa cosa a as new spazio system punto random, ecco, random dovrebbe uscirvi in blu, cioè string. E abbiamo creato una variabile random. Adesso dobbiamo dargli il nome, in questo caso label 1, quindi label 1 punto text, quindi il testo, e è uguale a la variabile a punto next. Gli diamo le parentesi, gli diamo 1 che sarà il valore iniziale e poi il 21, che sarà ovviamente un generatore dal numero 1 al 20, perché si conta sempre un numero in meno, quindi fino al 20. Quindi fino al 21 conterà 20 numeri. Infatti vediamo, facciamo il debug. Quando faremo random 1 usciamo 15, di nuovo 7, 3, 14, 5. Adesso vi faccio vedere che per esempio per il textbox, qui a posto di label 1.text, dovremmo mettere textbox1.text. Se invece al textbox 2 gli modifichiamo il nome, quindi a name textbox 1 gli mettiamo PR, ma io faccio un PR, nel random 2 dobbiamo dare sempre una variabile, in questo caso sarà b, quindi dim b as s nav system.random, ecco, gli diamo e poi gli possiamo dare pr.text è uguale a la variabile, in questo caso b.next, e sempre i valori, in questo caso saranno 1,21 se è uguale a questi oppure diversi. Vi faccio vedere, se mettiamo 21 saranno sempre la stessa somma, però dovrebbero uscire diversi dall'1 perché sono due bottoni diversi, due generatori diversi in pratica. 11 qua esce 7, 4 qui esce 8, 17 qui esce 6, visto che sono diversi. Se invece avremmo fatto questa cosa nello stesso bottone, possiamo notare che se questo, no, lo copiamo in questo, quindi le diamo, anzi, se qui facciamo la stessa cosa, vi faccio vedere come posso dirvi. Ah, se qui innanzitutto mettiamo, no, un'altra somma, quindi in questo caso 201 sarà da 1 a 200. Vediamo, debug, no, caricherà tutti i progettazione. Ok, random 1 14, random 1 33, 6 179, quindi insomma
servire a varie cose. Stessa cosa, se vogliamo due caselle uguali, e quindi vogliamo che lo stesso valore esca per tutto, ciò è molto semplice. Cancelliamo il bottone 1, gli diamo il doppio clic sempre, e poi gli creiamo una nuova variabile innanzitutto, quindi dim b as nav system.random, che sarà una variabile random, e qui diamo di nuovo pr.test è uguale a v.next, e questo sarà, diamo 1,21 e possiamo vedere che se adesso facciamo il debug, se avete fatto così, come vedete, quando fate la non 2 esce lo stesso numero esatto con un solo bottone a tutte e due le caselle, e quindi possiamo farlo tutto, come vedete esce sempre uguale perché è collegato. Se invece qui vediamo, no? Faccio vedere, posta di 21, gli diamo pure un 201, saranno due generatori diversi, anche se con lo stesso bottone, possiamo vedere. Però se vogliamo fare due random diversi con lo stesso numero, dobbiamo creare due bottoni. Insomma, questo è possiamo dire, la fine. Possiamo dire che 7, 62 e il bottone 1, 5, 47. Perché anche se sono collegati, i valori sono diversi. Quindi insomma, è questo come fare un generatore di numeri casuali con Visual Basic. Questo tutorial è tutto, si può fare anche con qualsiasi cosa per testo, anche con un listbox. Qui a listbox gli modifichi il nome, metti magari Ciccio, e qui quando farai la progettazione, che ne so, gli crei una variabile c in c as nav system.random, e qui gli crei ciccio.text uguale a c.next e saranno tre generatori random diversi. Vedete? Carica, ecco, vedete? Mi sa, scusatemi un attimo, volevo sapere una cosa. Ah, ecco, sì, ho capito perché. Perché questo ciccio non ha, ma perché sì, ciccio non è una cosa per scrivere. Un list box dovrebbe essere giusto. Questo lo eliminiamo. Quindi diamo il nome di ciccio, vediamo così. No, mi serve lo stesso. Boh, vabbè, comunque il concetto è lo stesso, se è un F1 non per scrivere, appunto, i numeri non arriveranno. Quindi, questo tutorial è finito su Visual Basic. Come vedete, il generatore di random è la cosa più facile, più o meno, perché ti permette di, come devo dire, di creare generatori perché sono molto utili ed è molto semplice. Questo è il mio primo tutorial su Visual Basic. Ciao, al prossimo video tutorial.